Professor Vernam, come mai il mondo greco continua a esercitare una grande influenza sulla cultura moderna attraverso la sua filosofia, la sua matematica ed anche attraverso la sua tragedia? Per beaucoup de raisons, me semble-t-il, il me semble che. Per più di una ragione, credo. Si vuole la Per un Grèce. verso, il mondo greco, Il la mondo cultura greco, la cultura greca, greca, la sono tutte cose che si civilisation sono greca, c'est beaucoup allontanate loin da de noi. nous. Moi, j'ai vécu ça. Io ho vissuto Quand personalmente questo allontanamento. j'étais jeune, Quando ero giovane, non tutti i buoni seulement. studenti studiavano greco. Tous les bons élèves faisaient du grec. Quelli che Gli facevano studi scientifici, quelli scientifici, comme non studi meno di letterari. quelli che facevano studi letterari. Le grec faisait partie della culture commune. Insomma, il greco faceva parte della E il cultura me semble comune. même, quand j'étais enfant, Direi persino che quando ero che, bambino, nella buona dans la borghesia, bourgeoisie, un medico, un avvocato, un uomo un médecin, politico un avvocat, doveva in un qualche homme modo politique, impregnarsi di modelli culturali devait, classici per en quelque sorte, se apparire couler competente nel proprio spontaneamente campo. dans des modèles culturels classiques pour apparaître compétent dans son domaine. Ça, c'est fini. C'est fini Questo ormai è del tutto pour les finito. jeunes. La Per i giovani di Grèce, oggi la très loin. Grecia è lontanissima. En même temps que la Grèce Ma s'est mentre la éloignée, Grecia si è le monde allontanata, contemporain il s'est mondo rapproché contemporaneo si avec è la ravvicinato. télévision. Chaque Con la enfant, televisione ogni tout bambino, anche petit, piccolissimo, vede voit l'Africa, la l'Afrique, Cina o voit l'America la come se fossero a Chine, casa voit sua. Da l'Amérique comme si c'était chez lui. Alors, dove cette viene allora espèce questa specie di passione per le tragedie passion pour les greche? tragédies Non grecques, je ne conosco la sais pas comment situazione c'était en italiana. Ma France in il y a Francia 20 ans, questa dans passione è les 5 dernières evidente. années, Negli ultimi 5 anni il numero di le tragedie nombre de greche tragédies rappresentate è grecques stato ont été reprises est considerevole. considérable. Il y a à la fois un effet de dépaysement, Gioca allo stesso perché tempo un effetto si di loin, spaesamento, perché la il y a un grecità è autre lontana, effet, je e un crois, effetto del tutto diverso dovuto alla ricerca di qui vient radici de e ce di que. identità da parte della gente. Il y a une recherche de racines et de l'identité des gens. La tragédie grecque leur donne à la fois le La tragedia sentiment greca dà loro de l'étrangeté, de contemporaneamente un l'altérité sentimento di et estraneità, di une espèce alterità, de conscience ma qu'ils anche sont una des sorta di racines d'un passé coscienza di assez avere lointain, radici in pas questo plus à passato ça. tanto lontano. Mais pas seulement ça. Il y a le Comunque fait non c'è solo que. questo. Il y a des C'è anche il périodes fatto che nella nostra où ce epoca qu'esprime la l'uomo tragédie espresso grecque, dalla tragedia greca à ha più che mai savoir rilievo. l'homme Voglio dire énigmatique, l'uomo l'homme enigmatico, qui est pris dans un flux qui l'uomo dépasse, preso in un flusso che lo supera, l'homme l'uomo qui che calcule, calcola, décide, decide e giudica, giudica, qui hésite che entre deux esita tra voies, due vie, placé au posto nei carrefour de bivi l'action, dell'azione, qui choisit che sceglie consciamment consapevolmente e che et poi alla qui fine si s'aperçoit accorge di que aver en scelto in réalité il a realtà choisi le il contraire de contrario quello di quello qu'il che lui pensait credeva comme fosse bene. il bene. Ça, c'est plus fort aujourd'hui parce Questo que sentimento un certain tragico è nombre de oggi più choses qui forte nous perché semblent molte cose incertaines, che ci en sembravano particulier certe de oggi sono in crisi. In l'optimisme particolare historique l'ottimismo disait que storico,
l'idea di un futuro che l'uomo possa dominare, l'idea che l'uomo è padrone della propria storia, che egli è padrone e possessore della natura, come diceva Descartes, un'idea che si è imposta a tutta la modernità. E perché tutto ciò è in crisi? Perché oggi vengono messe in questione la scienza e con essa le tecniche che ci sembravano il modo più sicuro per assicurare all'uomo il suo potere sul mondo e su se stesso. Oggi ci si chiede se in fin dei conti la corrente scientifica e tutto questo sviluppo tecnico non ci portino alla catastrofe. L'idea che l'uomo potesse con la propria volontà, in cooperazione con i suoi, con gli altri, in gruppo, costruire l'avvenire, è andata a sbattere contro un muro. L'idea per cui si poteva inventare una società veramente armoniosa e libera, grazie a cui, come diceva Marx, avremmo potuto saltare dal regno della necessità al regno della libertà, si è infranta contro un muro. Ci si è infatti accorti che lo sforzo per programmare il futuro, lo sforzo per inscrivere in anticipo nella storia i fini ultimi dell'uomo, è qualcosa di incredibilmente incerto. In questo caso l'uomo, proprio come gli eroi tragici antichi, volendo costruire un mondo veramente ideale, può fare il contrario di quel che credeva di fare. C'è quindi oggi, così credo, una specie di ritorno della coscienza tragica. La tragedia, come la vedo io, è un'invenzione dei greci veramente considerevole. Su una scena aperta, pubblica, si dà a vedere un intreccio, un dramma. Un'azione che si svolgono proprio là, sotto i vostri occhi. E con dei personaggi che agiscono. Prima della tragedia c'erano dei poeti e questi si esprimevano in stile indiretto. Il poeta racconta delle cose come se voi, dopo aver prima assistito a un incidente d'auto, poi lo raccontaste ad una terza persona. Il teatro, invece, mostra l'incidente d'auto sulla scena e mostra direttamente anche i personaggi. I poeti raccontavano i personaggi del passato e dicevano: hanno fatto questo e quello. A questo punto Agamennone dice che... A teatro, invece, Agamennone vi sta di fronte, in carne e ossa, e parla. Questo implica la coscienza della finzione. Da una parte voi vedete le persone che agiscono davanti ai vostri occhi, ma allo stesso tempo voi sapete che non esistono veramente. La coscienza della finzione è allo stesso tempo una condizione e un effetto della tragedia. Esistono teatri in culture diverse da quella greca, ma sono teatri come il teatro d'ombre, dove si manipolano delle figurine, oppure il teatro di burattini come in Giappone. Ma credo che veramente il teatro greco abbia rappresentato qualcosa di assolutamente particolare. Qualcosa del tutto originale, in quanto è uno spettacolo che fa rivivere le cose davanti ai vostri occhi, in uno spazio divenuto spazio pubblico. Ho anche detto che, in un certo senso, è la città stessa a recitare se stessa. Perché ho detto questo? Sulla scena del teatro c'è prima di tutto una certa distanza rispetto ai personaggi che sono i re del tempo antico, Agamennone, Achille, Ettore, Edipo. Tutti i greci pensavano che costoro appartenessero al mondo degli eroi del tempo antico, che non fossero più attuali e che questi eroi incarnassero dei modi di pensare, di sentire, che non erano più quelli della città del V secolo avanti Cristo. Quindi, sulla scena di teatro, il passato mitico è posto là, sotto lo sguardo di tutti, ed è visto attraverso lo sguardo del cittadino. Ma attraverso quel passato mitico vengono posti i problemi sentiti nel V secolo. Che cos'è l'uomo? Che cosa significa agire? Che cos'è la responsabilità? Che cos'è un crimine? Tutte queste domande vengono poste in forma appunto problematica. Non si offrono soluzioni,
c'è un'interrogazione sull'uomo. L'uomo stesso diventa un'interrogazione. Ma come procede allora la tragedia? Ho detto che con la tragedia si accompagnava una coscienza della finzione. Eppure il poeta tragico non inventa i suoi personaggi. Tutti conoscono quei personaggi e tutti conoscono la loro storia. Il poeta tragico non inventa i personaggi e nemmeno l'intreccio, dato che, grosso modo, è l'intreccio tradizionale. Egli fa una cosa del tutto diversa. Dispone una serie di azioni in modo tale che una volta che avete visto l'inizio e il seguito, come dice Aristotele, capite che con ogni probabilità o necessariamente accadranno una serie di avvenimenti drammatici. Il va se produire una serie di eventi drammatici. Gli eroi sono des hommes. Gli eroi sono uomini a cui capitano delle catastrofi. La catastrofe è il rovesciamento completo di una situazione. E queste catastrofi non sono dovute alla cattiveria degli eroi. Essi non sono cattivi né indegni, non sono cacoi, non sono caratteri bassi, meschini. Al contrario, hanno della grandezza. Ma il poeta tragico opererà un montaggio dell'azione in modo che tutto d'un tratto le cose si svolgeranno con una specie di necessità interna, ineluttabile, e lo spettatore vedrà tutto questo. E c'è ça che lo spettatore va vedere. Aristotele dirà che è una mimesis, una imitazione di un'azione. Però il termine mimesis deve essere preso in un senso molto particolare. Direi che si tratta di una simulazione. Penso profondamente che la tragedia sia una simulazione nel senso in cui parliamo di simulazione in fisica, per esempio. In fisica si definisce uno spazio limitato. Ma in questo spazio cercheremo di produrre delle condizioni estremamente chiare e nette che ci permetteranno di capire come si svolge un certo fenomeno. Per esempio, si simulerà lo sbarco sulla Luna prima di tentare lo sbarco reale in uno spazio limitato e controllato di cui conosciamo tutte le dimensioni. Cercheremo di vedere le diverse possibilità che potrebbero presentarsi una volta noti i dati primi. La tragedia fa la stessa cosa. La tragedia monta un'esperienza umana a partire da personaggi noti, ma li installa e li fa sviluppare in modo tale che, per riprendere ancora Aristotele, la catastrofe che si produce, quella subita da un uomo non spregevole né cattivo, apparirà come del tutto probabile o necessaria. Lo spettatore che vede tutto ciò prova pietà e terrore e dà la sensazione che quanto è accaduto a quell'individuo avrebbe potuto accadere a lui stesso. Vale a dire, dietro le particolarità dei personaggi, sono messi in questione gli uomini, lui e gli altri. In qualche modo, ogni uomo viene messo in scena in questo spazio privilegiato e controllabile, e lo svolgersi della catastrofe ineluttabile riveste allo stesso tempo, per lui spettatore, un carattere nuovo. Essa diviene intellegibile. Il frastuono e il furore del mondo che il poeta tragico proietta nello spazio della scena, attraverso questa messa in scena e questa simulazione, prendono senso tutto d'un tratto. Lo spettatore capisce quel che è accaduto. Non solo si capisce quel che è accaduto, ma la tragedia realizza quel che gli uomini non possono realizzare con tutto quel disordine, quelle passioni, quelle contraddizioni, quegli enigmi. Costruire uno spettacolo che dall'inizio alla fine formi un tutto armonico. E cioè, con tutte le mostruosità che vengono mostrate, si fa uno spettacolo bello, che ha una sua forma. Gli uomini non possono controllare il futuro, non possono controllare nemmeno se stessi, non sanno chi essi siano.
ma nello spazio della finzione tragica possono costruire qualcosa che si chiama arte. L'arte fa sì che d'un tratto quel che non aveva senso ne prenda uno e quel che era terrificante diventi un'esperienza di bellezza. Questa è la tragedia. In antropologia strutturale, per spiegare il suo metodo di approccio ai miti, Claude Lévi-Strauss riprende in modo strutturale il mito di Edipo, cercando di mostrare, al di là della tragedia di Sofocle, che i vari stadi della serie mitica che riguarda il ciclo tebano manifestano nel loro insieme un senso. Ce che essaye de faire Lévi-Strauss. In quel saggio, Lévi-Strauss cercava di fare qualcosa su cui poi è ritornato molto spesso. A mio avviso, egli ha visto bene alcune cose. Egli ha visto che, in fondo, dietro il problema edipico, se si risale molto all'indietro nella serie dei Labdacidi, da Labdaco a Laio fino a Edipo e oltre, il mito esprime a suo modo dei problemi di difetto della comunicazione in tutti i sensi. Des problèmes de défaut de communication dans tous les sens. Io sono d'accordo con lui e penso che se si prende il mito, la leggenda in se stessi, si vede bene che si tratta di un problema di comunicazione. Basti pensare ad Edipo pseudo Zoppo, alla storpietà di Labdaco, dato che questo nome vuol dire appunto lo zoppo, e alla sciancataggine sessuale di Laio, perché Laio, secondo la leggenda, aveva commesso una colpa di tipo amoroso. Si era innamorato, cioè, di un giovane che era d'altronde il figlio di colui che lo aveva ospitato ed aveva cercato di prendere con la violenza quel giovanotto. Perciò parlo di sciancataggine sessuale nel caso di Laio, dato che essa torna alla ribalta quando egli si sposa. In certe versioni del mito ci viene detto che egli non ha con la moglie rapporti sessuali tali da poter avere un bambino. Conosciamo tre generazioni, Labdaco, Laio ed Edipo. Ma in principio ci si doveva fermare a Laio, perché costui non avrebbe dovuto avere figli. Il problema posto, secondo me, dalla leggenda è il problema della comunicazione corretta tra le generazioni. E qui troviamo una colpa. Ma dar senso a questo mito significa cercare, dietro le sequenze del racconto, le corrispondenze tra vari elementi. Significa vedere come si producono delle convergenze di significazione. La tragedia fa un'altra cosa. Essa dà un senso diverso da quello del mito. Per quel che riguarda questa storia di Edipo, il senso che le dà è che l'uomo può essere vittima di una macchia. In effetti, che cosa capita ad Edipo? Edipo è un figlio che non sarebbe dovuto nascere, questa è la sua disgrazia. Quindi, sin dalla nascita, egli è oggetto di una specie di maledizione. Egli è votato alla disgrazia, non avrebbe dovuto nascere. Perciò, qualsiasi cosa faccia, farà sempre male. Egli è colpevole senza aver fatto nulla di male, e questo è uno dei problemi posti dalla tragedia. Non c'è in ogni uomo, per il solo fatto di esistere, nella misura in cui egli dipende da tutti quelli che l'hanno preceduto, qualcosa che lo supera o lo sovrasta? Egli dipende da questo qualcosa, per cui le sue azioni non emanano direttamente da lui. In qualche modo le sue azioni si radicheranno al di là, dietro di lui, o più in alto di lui. E questo è un senso tragico. Infatti noi facciamo delle cose, siamo dei personaggi, e contemporaneamente i nostri atti, e persino noi stessi, ci sfuggono di mano. Un senso enigmatico, dato che Edipo è un decifratore di enigmi. Quando Edipo torna a Tebe, trova che Tebe stessa è vittima di una maledizione.
Il suo re è morto, del sangue è stato versato, ma tutto ciò non è colpa della città. Tebe non è colpevole, ma è infelice. Anch'essa è votata alla maledizione e alla disgrazia. E allora c'è la Sfinge, la quale è un daimon, un demone femminile che pone degli enigmi. Che enigma pone la Sfinge? Tutti gli anni il fior fiore della gioventù tebana va ad affrontare la Sfinge che pone l'enigma. Siccome costoro non riescono a rispondere, essa li divora o li dilania. Ma qual è l'enigma posto dalla Sfinge? Qual è l'essere che allo stesso tempo ha due, a tre e a quattro piedi, che ha una sola voce, fonè, una sola natura e che cambia senza posa? Change sans cesse. Le sens devrait être 4, 3, 2, parce qu'on est d'abord à 4, ensuite à 2, ensuite à 3. Mais il senso dovrebbe essere appunto 4, 2 e 3, perché siamo prima a quattro zampe, poi a due e infine a tre. Ma nei testi a nostra disposizione non è in questo ordine. L'ordine è 2, 3 e 4, non si segue l'ordine cronologico. Che cosa vuol dire questo enigma? La risposta di Edipo è: sono io, è l'uomo, e infatti egli misura 10 pollici. Questo vuol dire che l'uomo è il solo essere della natura in cui i sensi si modificano nel corso della vita e che passa per tre stadi successivi. È prima un bambino a quattro piedi, poi un uomo adulto con due piedi, poi un vecchio che si appoggia a un bastone come era Laio quando Edipo lo incontra. Vuol dire che l'uomo passa per degli stadi e quando è bambino non è la stessa cosa di quando è adulto. Per questo occorre un rituale di iniziazione. In ogni caso c'è un'età, l'efebia, nella quale il giovane cambia completamente e diventa una cosa diversa da quello che era prima, diventa un uomo. Quando poi la vecchiaia comincia a farsi sentire, allora non potrà più fare un certo numero di cose. Quindi qual è il problema posto da Edipo? Perché l'enigma parla proprio di lui, Edipo. Edipo è veramente un mostro, perché quando è a due piedi, egli è allo stesso tempo simile, lo dice lui stesso più volte in Sofocle, ai suoi figli a quattro piedi e a suo padre che ne ha tre. Egli è allo stesso tempo il figlio di suo padre, ma è anche, come suo padre, il marito di sua madre, quindi il pari di suo padre. Allo stesso tempo è padre dei suoi figli, ma è anche fratello dei suoi figli. Questo lo dice il testo. Sono tutti usciti dallo stesso ventre. Le tre generazioni si sono in qualche modo incrociate nel ventre della sposa Giocasta. In altri termini, Edipo rappresenta un essere caotico. Attraverso di lui vediamo come l'ordine secondo il quale i figli debbano succedere al padre e prendere il posto del padre è in pericolo. I figli devono prendere il posto del padre solo a certe condizioni di tempo e di luogo. Devono farlo senza affrontare di petto il padre, come fa Edipo, quando egli torna da Delfi mentre suo padre ci sta andando. I due si incrociano in una strada a trivio, in modo che padre e figlio si trovano faccia a faccia, mentre uno deve dare la precedenza all'altro. Ambedue rifiutano di dare la precedenza, e allora Edipo fa cadere suo padre, che arriva alla sua stessa altezza. Edipo è chi scopre l'enigma, è colui che sa. Abbiamo la parola oida, so. Nella parola Edipo ci sono i due piedi e c'è anche oida, io so. Lui stesso lo dice, sono io che ho indovinato, io sono l'uomo che sa. E difatti ci si rivolge a lui come ad un sapiente. D'altro canto è un uomo che vuol sapere la verità. E questo desiderio di conoscere, così come quella capacità che lo rende superiore agli altri, faranno di lui una specie di mostro che imbroglia tutte le generazioni.
Bisognerebbe seguire invece il corso del tempo. Ognuno dovrebbe restare al suo posto, il figlio dovrebbe succedere al padre, soprattutto poi quando si tratta di re. Edipo sloggia il re e prende il suo posto quando il re è ancora sul trono, non nel momento in cui il padre lascia il posto libero. Questo significa l'assassinio del padre, questa è la grande colpa. Ma la grande colpa di Edipo è anche l'incesto, perché ha incontrato il seme del padre nel ventre della madre. Egli è dunque una specie di mostro, ed è un mostro senza aver fatto nulla di male. Le sue qualità lo hanno portato fin là. Da qui la risposta all'interrogazione sull'uomo. Eh sì, che strana creatura, come può accadere che essa sia abitata da questo legittimo desiderio di sapere e che questo desiderio di sapere ricopra un'ignoranza fondamentale? Edipo non sapeva chi fosse. Colui che era re e padrone diventa l'ultima delle spazzature, un'impurità, una macchia che bisogna cacciar via. Questo è il modo in cui la tragedia rende tragici dei temi che erano già nel mito. Li rende tragici facendone un'interrogazione sull'uomo e un'interrogazione su ciò che significa agire per l'uomo, su quel che significa sapere per l'uomo. Il mito non si pone la domanda: ma Edipo sapeva, Edipo è responsabile, Edipo è colpevole? Niente di tutto questo. Il mito racconta solo la storia, e quando si segue questa storia vi possiamo mettere in luce un certo numero di corrispondenze sul fatto che le generazioni si susseguono e che la comunicazione tra le generazioni non è facile. Ma la tragedia non si occupa di questo. La tragedia concentra i suoi fari su Edipo come persona tragica, mostrando che la scienza è ignoranza, che l'innocenza è colpevolezza e che l'uomo è davvero per se stesso un enigma. Uno dei problemi posti dalla tragedia è quello del rapporto dell'agente umano con i suoi atti. In questo la tragedia rappresenta un momento di passaggio. Che la tragedia si prendano gli eroi omerici. Quando agiscono, in qualche modo, sono gli dèi che agiscono in loro. Sono gli dèi che soffiano dentro di loro l'ardore guerresco. Oppure sono gli dèi a suggerire loro una certa idea, un tal progetto o anche un certo errore. Sono anche gli dèi a metterli su strade sbagliate. Sono aussi bien les dieux qui les égarent. Par exemple, per esempio, a un certo punto Agamennone dirà: ho fatto una sciocchezza quando ho privato Achille della sua schiava Briseide, che gli era stata accordata come Geras, come premio d'onore, e aggiunge: è late. Late è una specie di follia, ma una follia che non è la propria, in quanto è una sorta di personificazione della follia. È una potenza religiosa di demenza entrata in lui. Quindi gli uomini sono agiti da potenze che li attraversano e che li conducono alla perdita o alla salvezza o alla vittoria. La tragedia, come vien detto, ed io sono d'accordo, è un genere letterario che, al contrario del genere epico, pone il problema dell'azione, perché la tragedia presenta gli eroi davanti al bivio dell'azione. Vale a dire, una delle domande che vediamo sorgere sempre nei testi tragici è: che fare? Che cosa devo fare? Che cosa scegliere? Se scelgo questo, ecco cosa rischia di capitarmi. Se scelgo quello, ecco cosa rischia di capitarmi. Essa presenta l'uomo di fronte a una decisione difficile. Si ha dunque la sensazione che nella tragedia cominci ad apparire l'idea di un potere più o meno autonomo nell'uomo, di agire e di decidersi in funzione del meglio, di quel che egli crede essere il meglio. È boulomai, il verbo volere, deliberare e allo stesso tempo decidere. Dunque, non più un influsso o un impulso di origine divina, ma una riflessione e una decisione. Ma allora si dirà: bene, ma è quel che noi chiamiamo il volere o volontà. Sì, ma appunto la tragedia mostra
che questa volontà non è mai realmente autonoma. Allo stesso tempo la tragedia mostra come in tutte le decisioni umane ci sia una deliberazione del soggetto che soppesa il pro e il contro, ma dietro, allo stesso tempo, c'è la presenza di tutte le decisioni divine, di tutti i progetti degli dèi. Dietro ci sono tutti gli attori, gli dèi che organizzano, che tirano le fila in qualche modo, cosicché ogni azione umana si profili allo stesso tempo come un atto che emana dal soggetto, che traduce il suo carattere, il suo ethos, la sua maniera interna d'essere, ma che allo stesso tempo rappresenti il modo in cui gli dèi l'hanno guidata senza che la gente lo sappia. La façon dont les dieux l'ont mené sans qu'il le sache. Et il a une formule. C'è una formula di Eraclito che dice che ethos, il carattere, per l'uomo è daimon, un demone. Si può intendere questa frase nei sensi più vari, ed essa può intendersi altrettanto bene nel senso che gli uomini credono che un demone li guidi, ma invece è il carattere. E infine la formula può voler dire, e questo è il senso tragico, quel che gli uomini chiamano carattere in realtà è una forza demoniaca. Edipo quindi è un personaggio paradigmatico, perché in Edipo, in modo magistrale, vediamo un uomo che è il campione della riflessione, è il re che ha saputo indovinare, che ha saputo capire, l'uomo che cerca di capire, che vuol sapere la verità. E mentre persegue questa verità, mentre segue il suo cammino, realizza che in realtà gli dèi lo hanno guidato dall'inizio alla fine. Gli dèi lo hanno guidato affinché quella scienza si riveli in realtà la scienza di quel che accade, affinché la conoscenza dell'assassino di Laio si dichiari, si riveli come l'ignoranza di se stesso, perché lui è l'assassino di Laio e di conseguenza veramente Edipo fissa il centro nel nucleo stesso della riflessione tragica. De la réflexion tragique. Le psychanalyste, lui, a lu la tragédie et que il en a tiré quelque chose qui dans un vocabulaire. In un vocabolario diverso, secondo un'esperienza diversa, lo psicoanalista mantiene l'idea secondo cui c'è in noi qualcosa che non è noi, ma che può dirigerci e quindi spiegare quel che facciamo. Quando ho espresso delle critiche in Edipo senza complesso, non ho tanto criticato Freud quanto piuttosto un certo modo di applicarlo. In fondo portavo avanti una disputa personale contro certe persone. Ho rimproverato a certi psicoanalisti quel che d'altro canto rimproveravo a certi marxisti. Vale a dire un modo di pensare, di avere delle chiavi universali che aprano tutte le serrature. Molti psicoanalisti credono che la loro tecnica o la loro teoria, così come una concezione del mondo, un'esperienza della vita politica tra i marxisti, forniscano delle armi per capire tutto in anticipo, per così dire. Psicoanalisti e marxisti hanno già la soluzione in tasca prima di abordare i testi. E trovo questo completamente falso. Non si può proiettare il complesso di Edipo nel senso freudiano sulla tragedia antica. Bisogna trovare in certi passaggi del testo stesso della tragedia il punto di appoggio. Si dovrebbe mostrare in che cosa quel che ha detto Freud permetterebbe di capire meglio certi passaggi, i quali senza le analisi freudiane resterebbero poco chiari. Ma non si può leggere la tragedia convinti in anticipo dell'esistenza del complesso di Edipo. Invece è evidente che Edipo non ha complesso. Un'interpretazione psicoanalitica del testo non può dire il personaggio Edipo ha il complesso omonimo. Un'interpretazione deve dire Edipo non può avere il complesso perché egli non ha mai conosciuto suo padre né sua madre, perché è stato allevato da un altro padre e da un'altra madre che lui chiamava padre e madre, perché quando uccide suo padre non sa che si tratta di suo padre e perché quando va a letto con sua madre non accade perché ne abbia voglia, è perché questo gli viene imposto.
Quando leggo i persiani, non c'è qui alcun complesso edipico in gioco, è la tragedia a produrre un grande effetto, non i complessi. Quel che è vero invece, e che si può dire, è che la tragedia è costruita, questo sì, come la cura psicoanalitica di un complesso edipico non risolto. Voglio dire che lo svolgimento stesso della tragedia, lo svolgersi del dramma da un punto di partenza di ignoranza fino a un punto di arrivo in cui si sa, dispiega una specie di delucidazione progressiva di un complesso di Edipo. Ma questo complesso non è di Edipo e nemmeno del pubblico, è il problema del rapporto tra padre e figlio e di tutte le relazioni complicate che ne conseguono. Questo viene tradotto un po' dal mito quando esso spiega che il figlio deve prendere il posto del padre, ovviamente, ma che può prenderne il posto solo dopo un certo tempo, una volta date certe condizioni, quando la situazione giunge a maturazione. Ma allora siamo in un contesto che è molto diverso da quello della psicologia o della nevrosi. Siamo in un contesto molto più generale, molto più sociale. Tutta la tessitura della tragedia, come simulazione ed estetizzazione, trasforma l'elemento bruto della passione in qualcosa che diventa intelligibile e che produce un effetto di bellezza. Quindi produce una pacificazione nel ritorno all'ordine. Ma l'ordine che troviamo all'arrivo non è lo stesso di quello che c'era in partenza. Nel frattempo abbiamo visto come un uomo per bene possa essere distrutto o distruggersi da sé, probabilmente o necessariamente seguendo un ordine a cui ho assistito. E così ad ogni momento del processo ho capito quel che succedeva. Mentre terrore e pietà implicano obbligatoriamente una specie di opacità agli eventi e a me stesso che subisco gli eventi, al punto della catarsi no. Provo sì terrore e pietà, ma allo stesso tempo queste due passioni sono purificate per il fatto che vengono prodotte attraverso lo spettacolo, e lo spettacolo non è irreale. Vedendo quelle tragedie, noi proviamo terrore e pietà. Ma allo stesso tempo, dato che la tragedia è una specie di simulazione e una estetizzazione del problema, la tragedia rappresenta il fracasso e il furore del mondo, mostrando però anche come esso diventa comprensibile. In effetti, la tragedia fa accadere tutto questo secondo un ordine estremamente abile, del probabile e del necessario. In quei sentimenti bruti di terrore e di pietà c'è un elemento di intelligibilità e anche di bellezza, per cui invece di subire questi sentimenti come cose che ci vengono imposte, come delle specie di passioni brute, c'è un modo di dominare e di sublimare tutto ciò. La padronanza di sé è sempre restato un ideale greco, ma pur rimanendo si è tinta in modo diverso all'epoca della tragedia. La tragedia ha tradotto, quando essa era in piena espansione, questa visione del mondo, compresa questa nuova visione del divino. Un mondo e un divino dilaniati da contraddizioni che bisogna tuttavia cercare di sostenere come si può e che talvolta portano ad una scissione in cui si è tutti da una parte o tutti dall'altra. La tragedia può allora essere un mezzo per lo spettatore, attraverso la catarsis, di ritrovare un certo equilibrio psichico. Terrore e pietà, purificate dal fatto che si ha un messaggio che è a un tempo intelligibile e che comporta una parte di verità sull'uomo. Aristotele dice testualmente che c'è più verità nella tragedia che nella storiografia. Perché? Perché necessariamente la storia, egli conosceva la storia scritta da Erodoto e da Tucidide, racconta ciò che ha avuto luogo in un dato momento e in un dato luogo. Le cose si sono svolte in questo modo, punto. Vale a dire che la storia resta per vocazione, in qualche modo, confinata nel particolare, nel singolare, nell'accidentale, mentre la tragedia mostra non quel che è accaduto, ma quel che doveva necessariamente e secondo ogni probabilità accadere. La tragedia è già dell'ordine del generale e del necessario, quindi molto più vicina al vero intellettualmente.
Aristotele la pensa così contro Platone, il quale invece rifiuta la tragedia perché è patetica. Allora Aristotele cercherà di mostrare che anche in uno spettacolo incentrato su terrore e pietà può svolgersi simultaneamente un processo intellettuale che si tradurrà in una purificazione del terrore e della pietà. Facendoci accedere ad una verità intellettuale, la tragedia ci dà un insegnamento. La Grecia è una cultura maschile, fondamentalmente. La città greca è un gruppo umano puramente maschile, perché le donne non vi hanno posto. Ma credo che in qualsiasi società, comprese le società più maschili, le donne recuperano. Non a caso esse sono qualificate in campo religioso per svolgere certi ruoli, mentre sono squalificate sul piano politico. La loro squalificazione politica le qualificava per svolgere un ruolo, ad esempio, nel dionisismo. Si pensi alle due dee nel culto dei misteri o in rituali come le tesmoforie. E là on a quelque chose de pareil dans la tragédie. E abbiamo qualcosa di simile nella tragedia. La tragedia può presentare certi tratti femminili che la città greca in se stessa tiene camuffati. La città greca in elle-même tient camouflée. Elle peut. La finzione permette di farlo. E allora prendiamo il caso di Antigone. Costei rappresenta la fedeltà, direi anzi una fedeltà cieca, ad un valore familiare. I suoi due fratelli sono tutto quel che resta della sua stirpe e di conseguenza lei non può scegliere tra loro. Tutti e due sono morti e che cosa lei può più fare? Senza la stirpe lei non è più nulla, esiste solo grazie ad essa. È davvero impressionante che lei non parli del suo innamorato, Emone. Questi non conta. Lei è come inchiodata alla solidarietà e all'affetto familiari, il che costituisce il limite del suo orizzonte. Mentre suo suocero, no, veramente piuttosto suo zio, Creonte, è il capo della città e in certo qual modo incarna i valori civici, l'interesse della comunità. Allora lei è inchiodata là e la sua limitazione fa sì che allo stesso tempo essa sia molto più sensibile al valore di certe esigenze che appunto non vengono messe in primo piano dalla città, come i doveri nei confronti dei defunti. Creonte invece ha messo in primo piano i valori civici, maschili. Ebbene, ad un certo punto può capitare che questi valori non contino più nulla. Antigone rappresenta la fedeltà a questa necessità di seppellire un parente e persino di seppellire qualsiasi essere umano. Allora il conflitto tragico è il conflitto tra i valori della città e l'affetto familiare. È questo conflitto di valori ad essere messo in scena. Penso che in Antigone ci sia una limitazione di orizzonte che valeva per le donne in genere, ma allo stesso tempo questa limitazione la qualifica per renderla sensibile a quel che lei chiama le leggi non scritte. Che cosa dichiara il coro? Esso dichiara ad Antigone: tu sei proprio come tuo padre, sei un essere ostinato ed univoco, tu vai sempre e solo nello stesso senso. Ma d'altra parte lei ignora qualcosa. E che cosa? Eros, cioè l'amore. L'amore non dei suoi, dei simili a lei, ma l'amore degli stranieri, degli altri. Per la donna, l'amore del maschio che sarà suo marito. A questo universo di Eros lei non partecipa. E allora gli elogi che possono esserci di Eros e dell'amore contano e come. Anche Ulisse è un personaggio che resta più che mai attuale, perché sono tutti personaggi di cui non si vede la fine, il punto di arrivo. In effetti un testo è veramente un grande testo solo quando è costruito in modo tale che cambia nella misura in cui lo si legge. Voglio dire che la lettura non è mai terminata. Nessun testo presenta una lettura terminata, ma comunque può offrire il destro ad una lettura più o meno ricca.
non abbiamo mai finito di leggere l'Odissea. E una tragedia greca è la stessa cosa. Ci sono 36 modi di comprendere, di interpretare una tragedia greca. Forse che alcuni di questi modi sono più veri degli altri? Molto difficile rispondere. In quanto storico penso che, malgrado tutto, tutte le interpretazioni siano valide su un certo piano. Si può dire qualsiasi cosa se è ben detta, se è ben pensata, se è stata ben sentita. Ma se si vuole fare la storia della tragedia, vale a dire cercare di capire che cosa ha potuto rappresentare quel testo tragico per gli spettatori e per il suo autore, si è obbligati a fare attenzione al testo stesso, al modo in cui funziona, in cui è costruito, in cui procede. Questo è il lavoro dello storico della tragedia. Un po' è quel che cerco di fare io. Io non dico solo la mia interpretazione è vera, questo non posso dirlo, ma posso dire talvolta di un'interpretazione questa è falsa, e cioè nel testo ci sono dei passaggi che contraddicono questa interpretazione, che fanno sì che questa interpretazione non funzioni o non permetta di capire come il testo funzioni, ma altrimenti l'interpretazione è sempre aperta.